quarta puntata, questo programma che vi racconta le sfide e la vita di alcune persone impegnate nella loro comunità e nella società che le circonda. Oggi scopriremo la vita e le sfide di Silvia Borgiattino, membro della Chiesa Valdese di Pinerolo. Ciao Silvia. Ciao Daniela. Ti chiedo di presentarti, insomma, chi sei, cosa hai fatto nella vita, quali sono state un po' le tue vicissitudini. Wow, sono Silvia Borgiattino, abito a Pinerolo da quasi 15 anni. Prima ho abitato a Piossasco, quindi non è stato un grosso trasloco. Nella vita cosa ho fatto? Ho studiato lingue. Sono laureata in lingue, insegno inglese in una scuola privata qui a Pinerolo. Ho lavorato un po' all'estero, in Inghilterra, in Irlanda, Malta, Scozia e adesso sono qua. Sei tornata a Pinerolo, cioè sei arrivata a Pinerolo, tu avevi delle origini pinerolesi come famiglia? No, in realtà no. Mi sono trasferita città qua. Città d'accoglienza proprio. Sì, esattamente, mi ha accolto, devo dire, bene, perché insomma mi trovo molto bene qui, è un bel compromesso fra un paese piccolo e una grossa città. Certo, ci si sta bene. Hai trovato la tua realtà lavorativa, quindi esattamente, insomma, c'è un ritmo di vita adeguato, bello. Tu però sei una girovaga, sei una viaggiatrice. Sì. Da quel poco che so di te, sei stata parecchio in giro per il mondo, non solo per motivi lavorativi, ma anche per tue passioni, impegni personali. Sì, vabbè, mi piace viaggiare. Di per sé, però sì, la grossa opportunità è stata 7-8 anni fa quando ho cominciato a collaborare con Time for Life, che è un'organizzazione non governativa di Modena, e con cui seguo un progetto in Turchia, sul confine fra Turchia e Siria, a Kilis, dove si sono, come dire, ritrovate molte famiglie siriane profughe, perché Kilis è molto vicino al confine con la Siria e per far capire tipo a 50 chilometri da Aleppo. Quindi ovviamente con lo scoppiare della guerra molte famiglie hanno varcato il confine e si sono fermate a Kilis, che era una città molto piccola, per così dire, aveva circa 90.000 abitanti. Dallo scoppio della guerra sono più che raddoppiati, sono circa 200.000 abitanti adesso, molti dei quali siriani. E quindi ho avuto il piacere, insomma, di lavorare con questa organizzazione. E cosa facevate? Cosa facevi? Sostanzialmente seguiamo le famiglie profughe. I bambini di queste famiglie sono quasi tutte famiglie molto numerose, vengono, quando è possibile, sostenute da famiglie italiane, quindi c'è una sorta di adozione a distanza di questi bambini. E forniamo loro un pacco alimentare una volta al mese, quindi abbiamo un referente a Kilis che si occupa di portare i pacchi alimentari in modo che le famiglie abbiano comunque quantomeno quello che serve per le prime necessità. E poi ovviamente si cerca di sviluppare quanto più possibile, insomma, l'istruzione, perché comunque l'istruzione è la cosa principale, quindi si cerca di mandare i bambini a scuola in modo che non perdano, insomma, contatti con quella che è la cultura, con l'istruzione, perché poi è la cosa fondamentale per riuscire a emanciparsi, ecco. Certo.
un altro punto, insomma, una questione che poi è un po' il centro di questa trasmissione che volevo chiederti, tu hai avuto, stai avendo un percorso di fede, come è andato, com'è, insomma, qual è un po' il tuo approccio nei confronti della fede? Io sono cresciuta a Piussasco, quindi in un contesto cattolico, un contesto anche molto, molto bello, insomma, ho avuto la fortuna di crescere in una parrocchia con due parroci, di cui uno adesso è stato vescovo a Torino, Don Fiandino, che hanno creato un bel ambiente per i bambini prima e per i giovani poi. Il problema, se così si può dire, è andato al di fuori di quello che era la nostra, come dire, la vita nella parrocchia di Piussasco. È stato proprio un problema di rapportarsi alla fede cattolica, a quelli che sono i dogmi della fede cattolica, che a un certo punto ho cominciato a mettere in discussione. C'erano, come dire, troppe cose che non mi quadravano all'interno di quello che era l'ideologia cattolica. Quindi nel momento in cui mi sono trasferita a Pinerolo e ho avuto la possibilità di essere più vicino a quello che è la cultura e la fede valdese, ho deciso di approfondire questa visione valdese, il modo di vivere la fede da un punto di vista valdese, e nel maggio del 2015 sono diventato membro di chiesa della chiesa valdese, quindi valdese a tutti gli effetti. Quindi hai fatto il percorso di catechismo? Ho fatto un percorso, sì, di catechesi con il pastore e con, all'epoca c'era Alga Barbacini come diacona. E da lì in poi, appunto, è stato un percorso che mi ha portato a diventare membro di Chiesa Valdese, adesso parte del Concistoro della Chiesa Valdese di Pinerolo. Ed è una scelta che ti ha, insomma, soddisfatto, che rifaresti? Sì, è una scelta che rifarei molte volte, al di là poi del fatto che quando si entra a far parte di una comunità, magari si trovano anche delle cose che non piacciono al 100%, certo. Insomma, al di fuori è sempre tutto bello, poi quando uno pacchetto entra, poi lo apri. Esattamente, ci sono cose, ci sono luci e ci sono ombre, però io dico sempre che è come far parte un po' di una casa in costruzione, quindi magari ci sono cose che non vanno, ci sono, come dire, muri ancora da costruire o muri pericolanti, ci sono cose ancora a cui mettere mano. Però ti sembra di poterlo fare, cioè esattamente, un è bello essere parte del costruire qualcosa, sicuramente, nei modi in cui uno riesce, nel tempo che uno riesce a metterci dentro, però è appagante fare parte di una comunità in cui ognuno mette a disposizione quello che ha. Parlavamo di Turchia, cioè qua c'è una bandiera turca. Sì, questa fa parte dei tuoi percorsi. Fa parte di una missione che abbiamo fatto, fammi fare il conto, prima della pandemia, potrebbe essere gennaio 2018. Ma con Time for Life. Sempre con Time for Life, esattamente, okay. Eravamo a Kilis, ci sono le firme di un po' dei volontari, era stata una missione particolarmente bella, particolarmente intensa, era gennaio, eravamo nel periodo dell'Epifania, fra l'altro, quindi insomma ci sentivamo veramente un po' i Re Magi in quel momento. Abbiamo fatto un giro lunghissimo, siamo arrivati a Betlemme, ma siamo passati da Kilis prima. Provare a sfidarla? No, non potevo provare a sfidarla, no, scusami. Non ti preoccupare, Silvia. Poi ci do due colpi di martello e tornerò con noi. Volevo darla da te. Ah, okay. E quindi ti sei portata al ricordo della bandiera. È stata una missione molto, molto bella, una di quelle che ricordo con più piacere, e lì ci sono le firme dei volontari e la tengo lì, ogni tanto la guardo e penso appunto a quello che siamo, alle fortune che noi abbiamo e che ogni tanto ci dimentichiamo.
Ah, queste sono le foto di uno dei tuoi viaggi in Turchia? Sì, questa è una foto di Kilis, presa dall'alto. Kilis è un paese abbastanza montagnoso, quindi un paese, una città abbastanza montagnosa, quindi dall'alto di una collina c'è una buona visuale sulla Siria. Qui si vede il confine siriano, quindi ogni tanto si sente anche il rumore delle bombe, si vede il fumo. E questi siamo noi in una delle famiglie, e questa è la mia figlia adottiva, per così dire, la bambina che ho adottato a distanza. Si chiama Betül e ha 5 anni, anzi adesso credo quasi 6. E che altro? Coltivazioni di? Che vedo là dietro, soprattutto qua, ulivi? Sono ulivi, sì. Sì, fa un po' impressione questa cosa, che ci sono gli ulivi e le bombe, sì. E i campi minati a così poca distanza. Questa è una delle zone più povere, si chiama, noi le chiamiamo le capannine, sono case appunto coperte di nylon, di teloni, di lamiera, quindi potete immaginare il freddo che fa d'inverno, il caldo che fa d'estate. E loro vivono in questa situazione, sono famiglie profughe, quindi ovviamente senza alcun tipo di sostentamento. Questi sono alcuni dei bambini, e questa era una casa in cui c'era una bandiera siriana disegnata, quindi ovviamente, insomma, per quanto poco lontano da casa tu sia, sei sempre lontano. Infatti comunque loro si sentono siriani, nonostante siano stati accolti anche bene a Kilis, non ci sono grossi problemi di relazione fra turchi e siriani, però comunque loro sono siriani. Casa loro, certo, c'è poco da fare. E questa è una foto che ho fatto stampare, mi piace molto, sono io con un gruppo di bambini, stavo facendo una delle poche cose che so fare con i palloncini, e so fare solo i cani, non so fare molto, molto altro, però è stato un momento molto... molto divertente, insomma, tutti questi bambini intorno. E questi invece sono una missione sempre con Time for Life, però in Benin, quindi in Africa, quindi con alcuni ragazzi del Benin, anche in questo caso in una zona molto molto povera dell'Africa, in cui ci sono questi bambini che fanno gli spaccatori di pietre. Quindi sostanzialmente le famiglie lavorano per costruttori edili e gli adulti vanno a raccogliere queste pietre, buttano giù queste pietre dalla montagna, e poi ci sono i bambini con i martelli che le riducono in pezzi e passano 10-12 ore al giorno a fare questo lavoro. Quindi è una cosa assolutamente alienante, ecco, una cosa che proprio non augureresti a nessuno. Quindi diciamo che ti cambia un po' le prospettive. Sì, decisamente. Vedere questo genere di cose sicuramente ti cambia le prospettive, ti cambia il modo di vedere le cose. Abbiamo anche un centro nascite per le future mamme, dove lavorano dei volontari sia locali. E queste sono alcune foto fatte invece sulla costa, e qui c'è una nuova arrivata, e questo è il nostro gruppo sul furgone. E avete anche degli operatori giù? Abbiamo anche degli operatori giù, lavoriamo con un'associazione locale che si chiama Guard Fraternelle, che è un'associata di Time for Life, quindi quando non ci siamo noi giù, ci sono comunque loro che danno sostegno. Continuità. Esattamente, danno continuità al progetto, perfetto. Bello, molto bello. Quindi ti porti dietro, vabbè, immagini, foto, e scritte, pensieri, no? Che poi ogni tanto ho visto, hai piazzato anche un po' su di te e un po' sui muri di casa tua. Esattamente. Ce le racconti qualcuno? Sì, allora, la prima che è nata, andiamo a vedere, sperando che si veda, perché effettivamente è un po' buio, è una frase tratta dalla Bibbia. Che è questa? Sì. È una frase... Vabbè, leggicela, tu sai l'inglese. Sì, ve la traduco in italiano. È una frase tratta dalla lettera agli ebrei, e dice: non dimenticare l'ospitalità, perché così facendo alcuni hanno accolto degli angeli senza saperlo. Bella! Sì, la trovo una frase... Vabbè, la mia frase preferita ovviamente, se non sarebbe qua, la trovo un monito per chi entra e per me quando entro, l'ospitalità prima di tutto. E vediamo le altre anche.
Le altre, ok, questa è una frase di Fernando Pessoa, il poeta portoghese, che dice: non sono nulla, non sarò mai nulla, ma a parte questo porto in me tutti i sogni del mondo, quindi la necessità di continuare a sognare. E l'ultima, e poi questa è un po' più lunghina. È una poesia che parla di un uomo che coltiva il giardino, di chi è grato per l'esistenza del mondo, di chi accarezza un animale addormentato, e tutte queste persone, senza saperlo, stanno salvando il mondo. Quindi la bellezza della quotidianità, dei piccoli gesti di gentilezza, un gioco di scacchi silenzioso, il tipografo che stampa, una donna e un uomo che leggono le terzine di un certo canto, quindi le cose minime che però fanno vita alla nostra vita. Esattamente, fanno la differenza. E invece sul polso hai VIP anche, ho visto. Sì, sgovata. Hai il tuo nome. In qualche modo le due cose sono legate, perché lavorando appunto con i bambini a Kiris cercavo un supporto per quello che riguarda la giocoleria, l'approcciarsi con i bambini, soprattutto quando non si parla la stessa lingua. E mi è capitata l'occasione, così abbastanza a caso, di trovare la pagina di VIP Pinerolo, che è un'associazione, VIP sta per Viviamo in Positivo, è un'associazione che raggruppa i clown di corsia, così ci chiamiamo i nasi rossi, che fanno servizio sia in ospedale, nelle corsie per i bambini, ma anche per gli adulti e nelle case di riposo. E, casi strani della vita, quando ho letto qualcosa su questa pagina, su VIP, stavano organizzando un corso di formazione per i futuri clown, a cui ho partecipato, e sono passati 4 anni intanto e sono ancora qua. E partecipare a VIP cosa ti dà? Insomma, qual è l'emozione che dai, che metti in gioco e che però poi ti porti anche a casa? Allora, una cosa che ci dicono spesso al corso base, ma che poi ci ripetiamo anche fra di noi, è che per partecipare a VIP non bisogna avere del tempo libero, ma bisogna trovarlo, il tempo libero. Cioè, uno non fa il clown perché non sa che cosa fare nel tempo libero, ma perché vuole liberare del tempo per gli altri. E cosa ci dà? Ovviamente quando entri nelle corsie o nelle case di riposo ti rapporti con altre persone, con altre situazioni, con altre vite, quindi sì, tu porti qualcosa, ma è sempre un dare e un avere. Certo. Perché magari ti siedi, ascolti i racconti degli anziani che ti parlano della loro vita, prima del loro lavoro, delle loro vite, dei loro amori. Oppure magari parli con persone in ospedale, ci sono persone arrabbiate che neanche vogliono parlarti. Ogni tanto capita che ci dicono: no, uscite da questa stanza perché non ho voglia di ridere, perché io sono qui e voi fra un'ora, 2 ore potete uscire. E quindi cosa impari? Che la vita, insomma, ti può portare in diverse direzioni. Bisogna sempre cercare di seguire quella più giusta, quella che ti può far dare qualcosa agli altri per quello che è possibile. Vivere in positivo può diventare anche un po' lo slogan della tua vita, insomma, della vita che poi uno fa quotidianamente, al di là poi dell'impegno. Sì, abbiamo voluto proprio chiamarlo non vivere in positivo, quanto viviamo in positivo, per essere anche noi parte di questa cosa, quindi non essere soltanto quelli che dicono: ok, si fa così, così e così, ma essere noi in prima persona. Dare un buon esempio in prima persona. In un certo senso sì, dare un buon esempio, esattamente. Sì, non è facile, a volte insomma, ci sono momenti in cui... Perché come tutti ci sono le volte che magari non hai voglia di andare a servizio, magari vorresti avere un sabato libero, magari vorresti non andare ad allenamento perché abbiamo un allenamento al mese obbligatorio, cioè obbligatorio fra virgolette, ma se vogliamo fare servizio bisogna fare allenamento, però
È parte di tutto questo, è parte di questa parte della sfida, scelta, fa esattamente, parte della della scelta, della scelta. sfida che... E poi ti relazioni, sei inserito in un gruppo anche molto più ampio, cioè alla fine hai conosciuto, immagino, anche Sì, persone. siamo una settantina di clown che vanno dai 18 anni, che è il A Pinerolo limite. solo, Sì, tantissimi. siamo, non so quanti siamo in Italia, ma sicuramente credo più di 1000. Quindi vanno dai 18 anni, vanno fino a 80 anni, quindi c'è gente di ogni età, di ogni fede politica, religiosa, ci sono valdesi, ci sono cattolici, ci sono atei, ci sono buddisti, c'è di tutto. Ed è questa la cosa bella, ci si confronta, si parla, poi con qualcuno si riga di più, magari con qualcuno di meno, però è una realtà, è un mondo, insomma, variegato. Bene, ma per i VIP, per Viviamo in Positivo, avete una divisa particolare? Certo che sì, Avete il naso, a parte il naso ovviamente. Il rosso, naso rosso, che anche quello ci sgama il... Ah, ce lo puoi far subito, vedere? Ce l'hai assolutamente portato di sì, e mano? poi ovviamente abbiamo il camice. Siamo dei falsi Eccolo medici, qua! eccoci, Dunque, ok, qua camice c'è con il tuo il nome, mio nome clown, una visita. esattamente, bravissimo, e qua davanti, ok, VIP Italia, questo è il camice ufficiale, per così dire. E poi Ok, poi ognuno ovviamente se lo decora come più vuole. ti E va qua. di provare a indossarlo, hai voglia? Va bene, ok. E il naso rosso, ovviamente. Ok. Voilà, eccoci. E ci trasformiamo e cambiamo identità. Diventiamo bipolari dopo Beh, un vabbè, momento. ognuno si può mettere quel che vuole, parrucche Sì, o... certo, Cioè, liberi tutti abbiamo su... Vuoi parrucche, abbiamo sì, cerchietti, vedere come stai cose. col naso rosso? L'ho messo per il giusto, sì, ok, eccoci, voilà. Eccola. Tu sei un'appassionata lettrice, Sì, Silvia, ne sì. hai ovunque Sì, di libri. ne ho ovunque, sì, ammetto Da questa. sempre sei Sì, stata da una sempre. Sono lettrice. una di quelle persone fortunate che è nata Beh, con la hai mania di leggere. anche la Bibbia qua. Sì, c'è la Bibbia, sì. Più di una versione e soprattutto quello che noto è che ci sono libri un po' di tutte le lingue. Sì. Perché, vabbè, tu insegni Sì, inglese, leggo principalmente in inglese, quindi però. sicuramente quella è la tua preferenza, però Sì. poi ne hai di vari tipi. Sì, ne ho Ad diversi. esempio, c'è il tuo libro preferito che Sì. mi dicevi essere questo qua, Sì, ok, giusto? questa è la versione Ecco, italiana, L'amore ai ok? tempi del colera Sì. di Márquez, che però hai anche la versione spagnola, Sì, ne ho credo in hai la 11 versione lingue. È una olandese, sorta di collezione che araba. faccio. Lì c'è quella francese, da qualche parte c'è ovviamente quella inglese, araba. Sono riuscita a trovare in un negozietto a Creta l'anno scorso quella in greco. Ok. Ne ho una in polacco da qualche parte e in svedese anche credo. Ne ho 10-11, Vabbè, ho perso un po' solo il per conto. questo. Sì, ovviamente solo per questo libro, Non tutta la collezione di lingue per tutti i libri, no, ma di anche questo di ne hai questo sì. Quando mi capita, sono in diverse qualche paese lingue. straniero, sì. E come mai ti ha appassionato questo volume? Mi è piaciuto tantissimo la prima volta che l'ho letto, penso sia uno dei libri più belli che esistano. Questa storia d'amore che scorre per 54 anni e quest'uomo perdutamente innamorato della sua donna, nonostante le vicissitudini, l'epidemia di colera, il matrimonio di lei con un altro uomo, questa Fermina D'Asa che è sempre nei pensieri di quest'uomo. Io lo trovo bellissimo Bene. questa cosa, E un proprio. altro libro che ti piace? Un altro libro che hai letto che ti è piaciuto molto? Allora, io sono un amante di quello che scrive Gabriele Romagnoli, che Stefano. ho avuto anche la fortuna di conoscere un amico, Ah. è un giornalista italiano che ha scritto sia per La Stampa che per Repubblica, e anche lui scrive delle cose meravigliose anche. È un giornalista bolognese e quindi ho anche di lui tutti i suoi libri ovunque, ed è sempre un piacere leggerlo, un piacere parlare di una persona molto, molto bella. Ha scritto delle cose molto belle sulla pena di morte, per esempio, quando è stato corrispondente dagli Stati Uniti, quindi è una lettura che consiglio sempre. Ok.
la fede, secondo te, questo tuo percorso di fede, questo tuo cammino che hai fatto, insomma, anche con un background comunque molto positivo che ti porti dietro con la Chiesa Cattolica, ha condizionato le tue scelte, te le fa vivere in un modo particolare? Ti capita mai di rielaborare magari appunto quello che fai con VIP, anche da un punto di vista, non so, di un'empatia legata comunque all'insegnamento biblico? Buona domanda, ma fino a un certo punto, diciamo, perché comunque quando sei circondato da persone così diverse fra di loro, quindi come dico, c'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi arriva da appunto religioni assolutamente diverse, e vedi che comunque la necessità di tutti è fare qualcosa per gli altri, cercare di trovare del tempo da dare agli altri perché li fai sentire bene, perché ti fa sentire bene, credo che questo travalichi un pochino il discorso della fede. Però mi chiedevo, non lo so, magari, non lo so, ti devi confrontare anche comunque con la sofferenza, con la malattia, con il dolore, con la rabbia. Certo. E, mi chiedevo, ecco, se poi non c'era anche una, non lo so, un'analisi dal punto di vista, appunto, sì, io la chiamo di fede, forse non è corretto, ecco, chiamarla così, però un modo di rapportarsi a un qualcosa di più grande, no? A comunque a un percorso più grande. Diciamo che le domande te le poni sempre, sì. E comunque sia con il camice addosso, che sia senza camice. Chi è che non si fa delle domande a un certo punto? Chi è che non si chiede perché ci sono persone che muoiono su un barcone e persone nel lusso più sfrenato? Perché io sto bene e c'è qualcun altro in un letto di ospedale, perché esiste la morte, la sofferenza, cioè sono domande che a un certo punto tutti quanti ci... Diciamo, Poi certo che la fede ti aiuta a darti delle risposte, ti dici ok, fino a questo punto posso capire, posso provare a capire, poi il resto lo capiremo prima o poi. Io dico sempre, siamo forse troppo piccoli per capire determinate cose, che finché siamo qui... Non arriveremo mai a capire del tutto, ma la fede alla fine è questo, no? Cioè il provare a credere in cose che non capiamo, perché se ci dicessero guarda è così, 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 è tanto bello credere, tanto facile credere, però la sfida di avere fede è anche pensare oltre che, quello che abbiamo davanti agli occhi. Esattamente, che ci sono delle cose che non capiamo, che capiremo nei modi... insomma, certo. Che non sappiamo. Certo, ecco. Certo, poi vabbè, alla base di qualsiasi... fede, di qualsiasi scelta confessionale, c'è comunque l'approccio dell'amore verso il prossimo, sì. Quindi dell'aiuto, della solidarietà, dell'altruismo, sì. Questa è, diciamo, una cosa trasversale che vale per, dovrebbe valere per, ma c'è, alla fine c'è, sì, in effetti, poi in qualche modo l'interpretazione c'è sempre. Purtroppo a volte non è quello che si vive, però insomma questo poi ti pone anche magari a mettere appunto in gioco le tue doti, le tue capacità, le tue passioni anche al servizio degli altri, certo. Laddove uno se lo sente, dove è possibile, dove si riesce, ecco, sì. Poi non è una forzatura, deve essere una cosa che viene naturale. Assolutamente. Non si va da nessuna parte. Ha avuto modo mai di confrontarti con i tuoi colleghi, sia di VIP, ma anche insomma di altre realtà, sull'ambito fede rispetto al lavoro, all'impegno, ecco, all'impegno che vi siete presi, all'iniziativa anche per dire col lavoro che hai fatto, che stai facendo, che avete fatto in Turchia? C'è stato mai modo di confrontarsi su questo aspetto? Onestamente no, però ti posso dire che altri colleghi clown sono impegnati in altri tipo di missioni, mm-hmm. Per esempio VIP organizza anche missioni sia in Italia sia in giro per il mondo, quindi a breve partirà una missione in Romania, mm-hmm. In cui alcuni dei miei colleghi appunto andranno a lavorare, credo, in una struttura per minori in Romania. L'anno scorso ci sono stati per esempio dei, come dire, campi delle missioni a Palermo, nel quartiere Zen, quindi in uno dei quartieri più degradati di Palermo, altri campi sulla disabilità in Toscana. Quindi no, della fede di per sé non mi è mai capitato onestamente di parlarne, però siamo tutte persone alla fine alla ricerca di qualcosa, questo lo so.
per certo, ecco, nel senso che comunque quando vedi delle persone che si mettono in gioco, che cercano di fare qualcosa di bello per gli altri a un qualsiasi livello, insomma, c'è una fede dietro in qualcosa, io credo che certo. Può essere la fede in un Dio, può essere la fede in quello che è il tuo percorso su questa terra, quindi sicuramente c'è una ricerca dietro, se anche non ci fosse fede c'è la ricerca, il non voler stare fermi a lasciarsi passare la vita addosso, ma a lasciare, insomma, a lasciare delle tracce di noi su questa terra, ecco. Se dovessi dire una difficoltà che hai nel tuo impegno, insomma, qual è la difficoltà più grossa che trovi, che hai trovato, che magari ti è pesata un po' di più di altre? Ma a volte la stanchezza, a volte semplicemente ci lasciamo trascinare da quelli che poi sono tutti i nostri problemi quotidiani, il lavoro, la casa, la famiglia, gli affetti, e quindi magari uno non va a fare servizio al 100%. Cioè, bisognerebbe lasciarsi dietro, esattamente, bisognerebbe lasciarsi dietro quella che è la nostra vita, però siamo umani, non sempre certo, capita, quindi normale anche, è insomma, normale, insomma, fa parte di quello che siamo, insomma, quindi magari. E la cosa più bella che ti, insomma, una delle cose, tante ce ne sono state, ma una che ti è rimasta e che vuoi condividere con noi, insomma, una, non so, un feedback che hai avuto, piuttosto che una reazione o qualcosa che hai notato, che ti è rimasto nel cuore? Ma è sempre bello vedere, soprattutto nelle case di riposo, gli anziani che quando andiamo sono contenti di vederci, ci dicono tornate presto, mi raccomando, magari a loro piace molto cantare, quindi abbiamo una playlist terrificante di canzoni da Piemontesina, Reginella Campagnola, tutte le canzoni comunque che ricordano la loro gioventù. Certo, quindi, che loro possono condividere. Assolutamente, che loro cantano Rose Rosse, va per la maggiore, ed è bello vederli cantare. Ti commuove anche vedere che ogni tanto c'è qualcuno che piange perché magari pensa alla moglie, al marito, a degli affetti che non ci sono più. Però è sempre gratificante, magari quando ti salutano, ci dicono tornate presto, è bello vedervi, grazie per quello che fate, cioè, è banale, però vedi che hai portato qualcosa e che loro ti hanno lasciato tantissime cose, certo, quindi è sempre un dare un avere. Muro dei ricordi, dei viaggi, sì. Un sacco di carte d'imbarco. Sì, c'è un po' di tutto, sì. Il pass di Time for Life, un altro che ormai è sbiadito, un vecchio passaporto, ricordi di quando ho fatto la volontaria. Ah, Torino, per Torino 2006! Quando ero giovane, una vita fa, ridendo e scherzando, sono quasi 20 anni. Sì, viaggi, cose di questo genere. Vari pass, sì. partecipazioni ad eventi, cose di lavoro, quindi un paio di scuole, c'è di tutto. Vabbè, vai, bello, carino. Là c'è un altro attestato. Sì, quello è stato fatto nel tempo del Covid, quando la Caritas cercava volontari per distribuire pacchi sempre alle famiglie in stato di difficoltà, quindi abbiamo aderito come Nasi Rossi e abbiamo aderito anche come Chiesa Valdese, quindi anche quella è stata una cosa molto bella, molto trasversale. Con il comune di Pinerolo. Con il comune di Pinerolo. Volontari, sì. Noi ci siamo. Esattamente, sì. Ma è stato anche bello poter fare qualcosa, rendersi utile, insomma, perché sennò ti sentivi veramente un po' inutile, chiuso in casa mentre i medici cercavano di salvarci la vita, ecco, è stato un modo per fare qualcosa per gli altri, per mostrare solidarietà agli altri, sì. Sogni futuri, sogni nel cassetto? Viaggiare. Continuare a viaggiare. Viaggiare, assolutamente. Stavo organizzando il viaggio per i miei 50 anni che sono scattati nel 2020.
Volevo andare in Cile, io ho avuto questo sogno del In Cile, Cile? in Cile, ho un sogno del Cile da anni, non mi chiedere perché, ma volevo andare in Cile. Io ho compiuto gli anni il 1º marzo, ho fatto in tempo ad andare a Genova, che è una città che io amo tantissimo, E da poi lì sei poi, e poi è tornato scattato l'8 marzo, è scattato il insomma, lockdown, quindi Genova, Cile è un po' diverso, sì, ma ok, rimane però lì il il sogno. sogno rimane lì assolutamente, perché c'erano tutti questi piani di andare in Cile poi nell'estate del 2020, poi ovviamente è saltato tutto. Ho avuto proprio il tempo di festeggiare con degli amici il mio compleanno e poi c'era in mente una festona un po' più grande e è saltato tutto, perché poi da lì a una settimana siamo entrati in Cosa ti dà lockdown. il viaggio? Cosa che ti piace tanto del viaggiare? Ma il viaggiare, comunque crescere, vedere posti nuovi, persone nuove, parlare con la gente del posto, parlare altre lingue, viaggiare sostanzialmente crescere, insomma, e quindi e raffrontarsi con altri posti, con altre culture, con altre mentalità. Ecco, cioè il viaggio io lo intendo come prendere, Un altro partire. percorso, anche È quello un di... percorso, è un po', come dire, la nostra vita, se vuoi. Cioè, la vita alla fine la consideriamo un viaggio, e quindi il viaggiare, come dire, è parte di quella che è la nostra vita. Ovvio che non intendo il viaggiare come andare su una spiaggia e stare lì a prendere il sole, ecco, non è il mio tipo di viaggio.